Nelle ultime 2 settimane il Movimento 5 Stelle ha lavorato per portare trasparenza in quella che è stata definita la Sanitopoli Lombarda. Il nostro portavoce Stefano Buffagni ha indagato la questione dei cosiddetti appalti cappottino in sanità e di come le aziende vincitrici di questi appalti si siano arricchite a spese della salute dei cittadini lombardi, gonfiando le prestazioni che fornivano agli utenti e spesso fatturandole ben 2 volte. La nostra Silvana Carcano ha preteso i verbali negati da Expo e Arexpo e controlli più assidui per l'ex Eureco di Paderno Dugnano, mentre Yolanda Nanni ha sollevato il caso delle bollette gonfiate per le utenze delle case popolari di Rozzano. Ci siamo visti stralciare ingiustificatamente un'interpellanza sull'inceneritore di Retorbido dal presidente del consiglio regionale Cattaneo, ma continueremo a battagliare su questo e su altri temi. Questa settimana e la prossima, per esempio, le sedute del consiglio regionale non sono state convocate. Noi per 3 settimane non ci riuniremo come consiglio regionale perché dalla giunta non sono arrivate proposte, quindi di fatto siamo paralizzati come consiglio regionale perché la giunta di Maroni detta i temi e i tempi dell'attività del consiglio. Ho capito. Ci sarebbero in realtà molte proposte della minoranza, del Movimento 5 Stelle, che però non vengono neanche calendarizzate. I nostri portavoce regionali però continuano a lavorare sulla sanità, l'ambiente, l'anticorruzione, i trasporti, l'istruzione e gli altri temi che in Regione Lombardia necessitano indagini e lavoro. Nelle prossime settimane infatti i nostri portavoce saranno in tour nelle piazze di tutta la Lombardia per informare i cittadini sulla riforma costituzionale, sui gravi rischi di una vittoria del sì e sul no convinto del Movimento 5 Stelle. Continuate a seguirci, stiamo lavorando con voi e per voi.